Ma è possibile, Tom? Guarda qua, oh. L'allerta meteo ha determinato l'ennesimo sabato sera nero per i cittadini ischitani residenti sul porto nell'antico borgo di Celsa. Infatti, tra acqua alta e mare in tempesta, sono stati incredibili gli allagamenti che si sono verificati lungo le coste, a partire dalla riva destra, dove il mare ha completamente sommerso la banchina, rendendo la vita difficile ai residenti e operatori commerciali. Quasi impossibile raggiungere i rinomati ristoranti la cui economia è ormai messa in ginocchio da questo fenomeno sempre più frequente e che non si è cercato mai di risolvere o quantomeno di arginare, nonostante le promesse di intervento a cui non sono seguiti mai i fatti. A causa dell'acqua alta, per tantissimo tempo residenti e lavoratori della zona sono stati impossibilitati a raggiungere casa o luogo di lavoro. Ormai è impossibile lavorare perché comunque l'acqua arriva fin dentro ai locali e quindi cioè, è proprio materialmente impossibile arrivare fisicamente nei locali, quindi è veramente un disagio. Ci sono almeno 20 centimetri d'acqua dove non dovrebbe essercene proprio nemmeno uno, quindi veramente è una situazione terribile, terribile. Questo è un grosso problema che si ripete puntualmente ogni anno, sia la mattina che la sera, e comporta grosse problematiche per chi ci vive, per chi ci lavora, per qualsiasi situazione. Si deve vedere come fare per risolvere questo problema, perché è un punto importante dell'isola. E se la riva destra piange, certamente Ischia Ponte non ride. Infatti anche l'antico borgo di pescatori è stato invaso dall'acqua del mare, col piazzale aragonese che appariva completamente sommerso. Le onde del mare giungevano con prepotenza sin sulle mura dei palazzi, grossi danni per l'economia di chi in zona gestisce esercizi commerciali ed enormi disagi per i residenti, alcuni dei quali hanno persino difficoltà a ritirarsi e uscire di casa, come ci ha gridato una donna affacciata al balcone della sua abitazione. Quando sono salita c'era il mare e mi sono bagnato tutta quanto perché non tenevo in stiva la crisi. Ma ora è impossibile anche scendere? È difficile anche scendere ora. Sì, è più difficile scendere. Ah, signora qua doveva scendere, non è sceso perché ne aveva paura. Un'altra nottata di tempesta in Ischia Ponte e di acqua alta. Quella cosa, però non si trovano provvedimenti per che c'è canta fa. Avete pienamente ragione. Buonanotte, se così si può dire. Vedete il mare che sale tempestoso sopra, vedete, sono proprio dei cavalloni che arrivano sul piazzale aragonese allagandolo totalmente.